Telespettatori di Telequattro, buongiorno e benvenuti alla diretta che anticipa il telegiornale delle 13:20, telegiornale che ancora una volta si occuperà della situazione davanti agli ingressi del porto, ma parleremo anche nuovamente del coronavirus e parleremo anche sentiremo la posizione della Confartigianato in merito al boom di certificati medici richiesti ieri e che il direttore generale della Confartigianato vede con un certo sospetto. Nella prima parte, cioè in questo quarto d'ora che anticipa e precede il telegiornale, siamo insieme quest'oggi a Enzo Semeraro, che è l'ideatore, il responsabile di Culto Musica, che ringrazio per essere tornato nei Buongiorno. nostri studi, perché questa sera alle 20:05 l'abbiamo già. Chiedo scusa, abbiamo già annunciato nei giorni scorsi, Telequattro manderà in onda in diretta un concerto che si terrà nella chiesa nella cappella di San Rocco, se non, no, in via San Via Rocco. San Rocco, madre della riconciliazione. Confondo sempre. Allora, già che ci siamo, prima di parlare con Enzo Semeraro del cast che si esibirà questa sera e anche del programma, facciamo rivedere parte di un servizio che noi abbiamo realizzato, se non mi sbaglio, in questa primavera, proprio in occasione di quella che sarebbe poi stata la riconsacrazione della cappella. Vediamo. Oggi vi racconteremo una storia di uno scrigno che è nascosto per ora dietro a queste finestre, a pochissimi passi da Piazza Unità. Di fronte all'immagine della Madonna addolorata collocata nella cappella riaperta al culto, Monsignor Antonio Santini, il 30 aprile del 1945, quando sembrava che il destino di Trieste fosse segnato dalla prospettiva di un'imminente distruzione, si inginocchiò a pregare. La città fu risparmiata dalla follia dei nazisti sconfitti e il merito va ora assegnato alla Madonna. Quell'immagine, dopo anni di conservazione privata in curia, torna dunque ad essere oggetto della devota venerazione da parte della città e dei triestini. Ma dal punto di vista figurativo, arricchita da un ciclo pittorico realizzato dall'artista russo contemporaneo Oleg Supereco, la cappella ci parla di riconciliazione. Viviamo in una città che ha vissuto drammi, divisioni, violenze, soprusi, ha vissuto di tutto. E direi, questa cappella vuole essere invece un messaggio pieno di speranza e pieno di futuro, proprio attorno al valore e al tema della riconciliazione. Con la sua opera, che ripropone i tratti salienti della vicenda di Gesù e della Chiesa, il pittore ci offre una prospettiva salutare di pace, col passato che non pesa più sul presente e sul futuro della città, giacché Trieste è chiamata ad una stagione di lungimirante amicizia civile. La cappella, recuperata e restaurata con il contributo della soprintendenza del comune, ma anche di numerose realtà produttive cittadine, nonché di privati, è pronta per essere abitata dai fedeli, che potranno considerarla come la propria casa. Ok, questo dunque è un servizio anche per farvi capire dove si trova la cappella e per farvela vedere anche all'interno, che è veramente un gioiellino oggettivamente. Allora, questa sera c'è questo concerto. Adesso non vorrei sembrare irriguardoso, però se dovessimo utilizzare il gergo degli appuntamenti di spettacolo, negli Stati Uniti parleremo di cast of thousands, nel senso che chi si esibirà questa sera, oltre ad essere numeroso dal punto di vista proprio del numero di persone presenti, è anche, insomma, non di tutto rispetto, di più, perché insomma sei riuscito a mettere insieme Per un po' tutti. necessità, perché il tema era preghiere a Maria e nell'intenzione di Sua Eccellenza il tema doveva essere sviluppato con le Ave Marie più note, ma mettere 11 Ave Marie in un concerto poteva essere tediante, per cui abbiamo optato, ho cercato di mettere dentro strumenti vari, cantanti vari e soprattutto la scelta delle Ave Marie diverse.
Secondo me il prodotto è buono perché siamo passati dal primo brano, per esempio, fatto dal tenore Prestinenzi, da Raffaele, che è un'Ave Maria di Camille Saint-Saëns, per cui è già, siamo sul classico. Poi siamo passati al secondo brano, Vavilov, eseguito dalla Ornella Serafini, e lì con la chitarra, e già qui dall'organo passiamo alla chitarra, cioè è un tentativo di veramente di non annoiare, ma di arricchire in questo caso qua. Poi il terzo brano passiamo a Piazzolla. E quindi la fisarmonica. Abbiamo la il bandoneon lo volevo, però non l'ho trovato. Abbiamo invece un bravissimo fisarmonicista che è Roberto Daris, ecco, maestro Daris. Anche qui l'organo e la cantante è Anna Viola. Lentamente andiamo da scendendo piazza nel programma. E siamo alla quarta Ave Maria, che però è a cappella, con il soprano Anna Kaira e un basso, e Jagos Dasic, è un brano tratto si chiama Borogodice Devo Radugia, antico russo ortodosso. Ecco, poi torniamo sul... Sì, okay. Perché se vogliamo anche, il programma ripropone un po' quello che è il fondamento di Culto Musica, no? Nel senso, certo, un'attenzione ai culti che sono presenti nella nostra città e anche alle musiche di questi sì, culti. Sicuramente. E tu mi raccontavi le altre volte che ci siamo visti, per esempio, che vi sono dei culti presenti a Trieste che non non contemplano la musica durante il culto, dove altri logicamente fanno della musica un momento importante del culto stesso. Quindi voglio dire, non in luce, ma diciamo è in evidenza questo elemento. Certo, difatti all'origine Culto Musica vuole assolutamente nei siti diversi proporre musica dei culti diversi, per cui in questo caso però, essendo un concerto voluto da Sua Eccellenza proprio per l'inaugurazione che doveva essere in marzo come da servizio, sì, poi pandemia purtroppo in corso, non si è riuscito a farla. Allora, a questo punto l'inaugurazione vuole, con questo concerto, rientrare in Culto Musica. La frase iniziale, 2 o 3 mesi fa, era da parte di Sua Eccellenza, che mi ha detto Semeraro potrebbe mettermi dentro in Culto Musica. Ok, allora inserito in Culto Musica, però proponendo anche brani ortodossi, come nel caso di questa Ave Maria, cioè brani e pagani. Perché ce n'è uno anche, sì, che, però insomma, voglio dire, fa parte, c'è un'Ave Maria anche di Beyoncé, no? Sì, se non mi sbaglio. Cantata da Beyoncé. Il brano è di Jean Egad, questa qua è un'Ave Maria un po' particolare, molto moderna, con un body percussion è presente, e in più abbiamo la chitarra di Ennio Guerrato e le due soprano, che sono Elena Centrone e Barbara Krapac. Ave Maria moderna che si inserisce bene, che vuole appunto stemperare quello che potrebbe essere un tema che, riprodotto varie volte, poteva anche un attimino tediare, ecco, tutto là. Poi c'è un omaggio anche a Marco Sofianopulo, perché c'è un'Ave Maria scritta da Sofianopulo che verrà interpretata da Serena Arnaud e ci sarà all'organo Riccardo Cossi. Cossi, sì, è un po' il jolly della situazione, perché hai detto bene, perché devo veramente ringraziare Maestro Cossi, perché Riccardo si è prestato a 7 brani, a presentare e partecipare a 7 brani, per cui devo ringraziarlo. Poi continuando abbiamo il Salve Regina di Felix Slovacek, sì, con il soprano Enrica Birsa, l'Ave Maria di Cherubini con Dragana Paunovic e poi i tre, insomma, alla fine, come sempre in questo tipo di manifestazioni, adesso è brutto dirlo, ma insomma la parte, c'è un, sì, gran finale, ecco, sì, insomma, diciamo così. E qui ci sono
tre brani per quattro big. Grandi, per quattro big, insomma. Sì, questi brani sono l'Ave Maria di Schubert, interpretata da Andrea Binetti, all'organo sempre maestro Cossi. L'Ave Maria Cossi di... non si sposta più da una volta che si... No, no, difatti entra e non esce. Ecco, la penultima è l'Ave Maria di Gounod con Daniele Mazzucato, Max René Conotti. E l'ultima è l'Ave Maria dell'Otello di Giuseppe Verdi, interpretata da Nicoletta Curie. Volevo sottolineare, hai detto tu, Salve Regina di Slovacek, sì. È un brano che viene, la prece viene affidata non alla parola, ma al sax soprano di Enrica Birsa. Ah, quindi ho fatto una gara. No, ecco, no, perché... è soprano sempre, però ha il sax soprano. Ho fatto una gara. Un'interpretazione molto bella e anche quella stemperante. Penso che, voglio dire, nel mettere assieme il programma, che, come dicevi, insomma, rappresentava anche qualche cosa di impegnativo dal punto di vista della scelta dei brani, dell'amalgama, sì. Dell'amalgama dei brani, però poi dopo... immagino che ti sei anche un po' incuriosito e divertito nel senso etimologico del termine, no? Cioè evadere dalla routine, diciamo così. Il mio computer era caldo perché in YouTube ho fatto delle ricerche eccezionali, però devo dire la verità, non immaginavo che ci fossero tante Ave Marie e un desiderio degli autori proprio interpretando l'Ave Maria pregare mm-hmm. Gli autori anche pagani, però sì. Dalla ricerca è venuto fuori veramente che ce ne sono tante e importanti anche. Abbiamo preso quello che potevano essere, secondo me, le più interessanti. Gli artisti hanno in qualche modo contribuito? Cioè, cosa è venuto prima? La scelta degli artisti o la scelta dei brani? Dei brani. Sicuramente prima i brani e poi cercargli di adeguarli a personaggi, interpreti giusti, più giusti. Ecco, nel caso di Apripista, Prestinenzi, sì, è un apripista meraviglioso. E una chiusura, Nicoletta Curiel con l'Ave Maria di Otello. Cioè, anche questo, prima i brani e poi gli interpreti. Allora, c'è ancora da dire che il luogo stesso, no? Sì. L'avete già in qualche modo, è già stato, il termine è orrendo, testato per i concerti, eccetera, o è la prima volta? Cioè, da quello che ho saputo c'è stato un coro che si è esibito lì, ma è sempre piccolo. È la prima volta che si è fatto un concerto e soprattutto è la prima volta che con la ripresa televisiva vostra di Tele4 abbiamo dovuto veramente considerare la capienza minima, ma sì, non sì, dell'uditorio, ma degli esecutori. Se pensiamo che sono 20 esecutori, il problema era grosso ed è grosso. Cioè, entrata e uscita senza passare davanti alla telecamera o senza passare davanti a Sua Eccellenza o agli ospiti d'onore. Cioè, e come fa? Vedremo stasera come fare. Yeah. Allora, intanto vi ricordo che l'appuntamento è su Tele4 alle ore 20:05 circa. E Culto Musica poi prosegue con il prossimo appuntamento sempre in ottobre, il 31 di ottobre in sinagoga, e lì presenteremo un programma col Trieste Flute Ensemble di Giorgio Blasco e con delle due o tre sorprese. Ah, questo è come sempre sta cosa è la caratteristica che non, tra l'altro è anche, ecco, tanto per tornare sull'argomento con il quale abbiamo iniziato, no? Uno non è anche vero che se non conosci, non colleghi per esempio il culto ebraico alla musica, o quantomeno il collegamento non è diretto come può essere per esempio per il culto... No, il collegamento c'è, ma ci sono delle forti restrizioni date appunto in questo caso dal rabbino, che... per esigenze di religione, ma soprattutto anche per volontà, dice il solista femminile non lo voglio qui in sinagoga. Perciò io ho dovuto assolutamente sempre
portare dei gruppi o solisti maschili o l'organo. Ma il solista femminile? Femminile perché è un po' tendente alla sessualità. Ah certo, sì, okay. No, sono tutte... Ecco, beh, però sì. Ecco, passando agli ortodossi non posso portare gli strumenti, posso solo la parte vocale. Sì, questo è anche... Ecco, okay. Questo è molto curioso, ma insomma fa parte anche della ricchezza dei culti che nella nostra città è davvero parte integrante della vita stessa. Se mi permetti solo Umberto, cioè nel calendario di culto musica aggiungiamo questa famosa masterclass che avverrà dal 6 all'11 di novembre, masterclass che è di canto lirico, però diventa importantissima perché abbiamo dovuto proprio ieri sera allargare ancor più la platea dei partecipanti. Perché si sono aggiunti veramente tanti nomi molto importanti, tanti dalla Cina, dall'America, c'è una masterclass importantissima dovuta a Daniele Barcellona. Allora, grazie a Enzo Semeraro per essere stato con noi, vi ricordo l'appuntamento ancora una volta questa sera alle 20.05 in diretta su Tele4, un po' di pubblicità e poi torniamo con il telegiornale delle 13.20, grazie ancora. Grazie. Creare un network ed un approccio multidisciplinare che coinvolga cardiologo, oncologo, diabetologo e pneumologo per gestire al meglio il paziente cronico affetto da comorbidità. Perché il malato cronico in genere è affetto da più patologie, sopra i 65 anni più della metà dei pazienti hanno due o tre comorbidità. Quindi gestirlo in maniera frammentata, con tante prestazioni separate, tante liste d'attesa, tanti esami di laboratorio non funziona. Si creano dei contrasti tra un percorso e l'altro, serve un'integrazione dell'assistenza tra diversi specialisti e con la medicina generale. Di questo approccio innovativo, strutturato per affrontare le malattie croniche, che con l'avanzare dell'età predispongono una frequente coesistenza di più patologie nella stessa persona, si discute a Trieste in un convegno promosso dall'azienda sanitaria universitaria integrata. L'obiettivo di Asugi, direi, abbiamo capito che i sistemi sanitari più resilienti sono quelli che lavorano per mantenere in buona salute le persone, dando loro il setting di cura assistenziale più adeguato ai loro bisogni. Questo significa abbattere gli steccati, le divisioni, avere una conoscenza olistica del paziente. Attenzione dunque è focalizzata verso le situazioni di cronicità dove i ruoli degli specialisti vengono per forza a sovrapporsi. Specialisti che devono per forza di cose sviluppare una conoscenza olistica delle problematiche del singolo paziente, elaborarle, integrarle in un percorso multidisciplinare e inserirle in percorsi di cura condivisi. Beh, questo è un approccio fondamentale per il malato con diabete, considerando che il diabete raramente si presenta come malattia isolata, ma spesso associata ad obesità, ipertensione e ipercolesterolemia. I nostri pazienti spesso hanno più fattori di rischio in termini di patologie croniche, perché il fumo di sigaretta, i cattivi stili di vita sono fattori comuni a tutte le patologie croniche, in particolare quelle respiratorie. I nostri pazienti spesso hanno patologie concomitanti di grande rilievo, tra cui appunto la patologia respiratoria ed il diabete. Quindi è fondamentale la gestione multidisciplinare nel risolvere nel complesso e nel non frammentare il percorso di cura, perché questo è il punto centrale. Obiettivo primario del convegno, il confronto fra gli stessi specialisti con aspetti a volte contraddittori e di difficile approccio, con una gestione del paziente cronico che non può essere assimilata alla malattia né divisa fra differenti patologie. Ci tengo a sottolineare che il tema non è una patologia, ma è il paziente cronico, ponendo l'attenzione sulla persona più che sulle sue malattie.
Telespettatori di Tele4, buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre ancora con la protesta contro il Green Pass obbligatorio sul luogo di lavoro. Protesta che ha nel porto, diciamo così, l'emblema, ma che si sta allargando anche ad altri settori. E questa mattina, durante Sveglia Trieste, i conducenti di Trieste Trasporti hanno telefonato per far sentire il proprio disagio nei confronti appunto dell'obbligatorietà del Green Pass. Vediamo allora questo primo servizio. Volevamo soltanto sollevare alcune illogicità di tutta questa faccenda. Intanto noi avremo comunque un obbligo di Green Pass, però tutta la clientela no. Quindi già questo è una cosa che non ha logica, no? Per cui noi crediamo dove non c'è logica c'è menzogna. I lavoratori del trasporto pubblico locale si sono uniti alle proteste contro il Green Pass al varco del Molo Settimo in porto. Il rappresentante dei conducenti della Trieste Trasporti ha chiamato in diretta Sveglia Trieste per manifestare il disagio di coloro che non hanno il certificato verde per poter lavorare. Come mai noi autisti dobbiamo avere il Green Pass, avere il vaccino o il tampone e tutti i clienti, tutti gli utenti che salgono in autobus, no? Già questa è la prima cosa che qua è un'incoerenza totale. Noi ribadiamo con fermezza che noi restiamo sulle nostre posizioni perché non accetteremo questa discriminazione. Siamo qua con i portuali, siamo con Stefano Putzer, resteremo qua ad oltranza. Noi non siamo contro la nostra azienda, ribadiamo anche questa cosa, ma siamo contro questa normativa illegittima, incostituzionale, che va contro i diritti dell'uomo e va soprattutto contro i regolamenti europei. Non è l'unica telefonata giunta in trasmissione. Un filo diretto tra il Molo Settimo e Sveglia Trieste ha dato voce a un altro conducente della Trieste Trasporti che ha rimarcato le difficoltà lavorative nel periodo pandemico, la questione degli autobus affollati e la critica di quella che viene definita una illogicità nel metodo d'applicazione del Green Pass. Si obbliga noi autisti ad avere il Green Pass per poter lavorare, no? E io sono in una cabina di guida, un metro dietro a me ci sono centinaia di persone che non hanno questo obbligo, no? E possono salire tranquillamente e nessuno le controlla. Il famoso 80% della capienza è ridicolo, in quanto comunque non è mai stato veramente controllato e ci sono degli orari in cui la maggior parte delle linee sono veramente sempre affollate, no? Per cui noi abbiamo lavorato comunque durante il lockdown, comunque in tutte le condizioni, non c'è mai stato nessun tipo di problema. Non credo sia giusto adesso appunto discriminare comunque una parte di noi che comunque ha deciso di non vaccinarsi. Mi sembra che le libertà individuali delle persone ormai da molto tempo sono state limitate proprio in maniera allucinante, no? Perché non abbiamo potuto fare più niente, non andare in vacanza, non andare... e non so, nei locali pubblici, comunque ci sono state limitazioni di ogni tipo. E intanto il leader del CLPT Stefano Putzer si è scusato con Tele4 per le accuse di falsità rivolte alla nostra emittente circa l'operatività, seppur a ranghi ridotti, del porto nella giornata di ieri. L'ho fatto stamani alle 5 davanti ai cancelli del Molo Settimo, dove una nostra truppa ha documentato la prosecuzione dell'agitazione contro l'obbligo dei Green Pass. Qual è? Non contate menzogne! Bravo, bravo! Noi le menzogne! Sì, perché parlano che noi siamo andati a casa! In porto, tu! Hai appena detto sì, certo, vuoi vedere il messaggio di Zeno D'Agostino? Ma sono in diretta con la mia TV, mica col tuo telefono! Portuali e dicono di no, tu sei giornalista! Tu chi sei? Io sono un cittadino libero! Ci dai il tuo parere su quello che è successo ieri anche a noi di Tele4, nel senso che abbiamo detto una notizia, ovvero che si lavorava in porto a ranghi ridotti, solo alcuni comparti, e diciamo così siamo stati in qualche modo da alcuni assaliti dicendo falsità. Tu cosa pensi? Guarda, quello che posso dire è che la vostra notizia non era falsa, perché c'era un termine soprattutto che ha lavorato, ma noi questo, come dire, visto che noi abbiamo lasciato liberamente la gente lavorare, è anche giusto che ci sia. Quello che posso dire è che non sempre in tutte le giornate, in tutto il giorno era difficile gestire la situazione, a noi dispiace per quello che è successo, anche perché alla fine i giornalisti sono quelli che passano le notizie. Certo, dispiace che non tutti stanno passando le notizie esatte, ma questo fa parte del gioco. L'importante è saper chiedere scusa quando c'è il caso di chiedere scusa.
Cancelli del Molo Settimo del Porto di Trieste, la protesta dei portuali del CLPT va avanti dopo una notte contrassegnata da musica, un po' di festa, balli e grido no green pass che contraddistingueva tutte le situazioni. È arrivato anche il momento per alcuni di riposare, li vedete qui nella parte un po' più lontana rispetto ai varchi, sacchi a pelo, tende, insomma si improvvisa un po' di tutto per prendersi anche qualche ora di riposo e poi ricominciare con la protesta che andrà comunque avanti. Vedete, qualcuno ripone il saccappello perché ha dormito tra virgolette a sufficienza, altri stanno ancora riposando, altri ancora invece hanno tirato fuori l'attrezzatura da campeggio e riposano così sullo sfondo i binari del porto di Trieste. Ed è il riposo dei portuali che stanno manifestando nel porto di Trieste contro l'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass dal 15 di ottobre. Noi siamo qui sempre pacificamente, è già arrivato qualche lavoratore, è andato dentro chi voleva lavorare, chi voleva è rimasto qui per solidarietà. Continuiamo in questa nostra manifestazione, blocco pacifico. Per fortuna ieri non ci sono stati incidenti, questa notte è scorso tutto tranquillo, quindi l'importante è questo. Il concetto è comunque si va avanti a oltranza finché non ci sarà una risposta del governo. Noi stiamo aspettando una proposta da parte del governo. Certo è che noi siamo qui, rimarremo fermi sulle nostre posizioni e siamo sempre in attesa. Ed ora sentiamo dalla voce del segretario generale dell'autorità portuale Vittorio Torbianelli i dati sull'operatività dello scalo relativi a ieri e anche quelli relativi alla giornata odierna. Ieri l'Adria Terminal nel Porto Vecchio ha operato peraltro col primo scalo di nave da crociera. E spostandoci verso il Porto Nuovo, i terminali di Riva Traiana hanno operato per la movimentazione a terra. Passando al Molo Settimo, il Molo Settimo ha avuto ieri qualche problema, per cui hanno sostanzialmente svolto fondamentalmente operazioni di risistemazione piazzale in caso di arrivi di camion, mentre piattaforma logistica, che peraltro si vede qui dalla nostra torre del Lloyd, operava pressoché regolarmente, anche se l'afflusso dei camion poi in entrata è partito solo il pomeriggio perché sono stati fermati per motivi di sicurezza nella zona di Fernetti. I terminali dell'OIL hanno funzionato ovviamente in modo regolare, quindi un'operatività accettabile per la giornata particolarmente difficile. Oggi le notizie sono anche migliori, Riva Traiana ha iniziato a operare sostanzialmente in modo quasi normale, il Molo Settimo ha una buona operatività sebbene rallentata, e piattaforma logistica continua a operare normalmente e il resto sostanzialmente per le infrastrutture strategiche dell'OIL è sempre funzionante. E intanto il coordinamento dei lavoratori portuali, il sindacato che sta portando avanti l'iniziativa dello sciopero contro l'obbligatorietà del Green Pass, ha denunciato stamani in questura l'Agenzia per il Lavoro Portuale di Trieste, la LPT, perché secondo segnalazioni in possesso dello stesso CLPT, come si legge in una nota, farebbe lavorare alcuni suoi dipendenti senza il certificato verde, nella consapevolezza che non ne sono in possesso. Ospite oggi di Sveglia Trieste il direttore generale della Confartigianato Enrico Eva, stigmatizzato duramente il ricorso ai certificati medici riscontrato ieri in occasione dell'introduzione del Green Pass obbligatorio per accedere al posto di lavoro. Ma Eva attacca anche il governo per quel che riguarda autotrasportatori e edilizia. Sentiamo. C'è stata una assoluta maggioranza silenziosa che è andata a lavorare. C'è stata una minoranza più rumorosa che ha manifestato, legittimamente manifestato, e poi c'è stato nel mezzo, e vorrei oggi discutere di questo perché altrimenti ho visto che molti media non si concentrano su questo, nel mezzo c'è stata un'impennata dei certificati di malattia che rispetto a venerdì precedente sono aumentati del 23,3%.
A pensar male si fa peccato, ma il più delle volte ci si azzecca. Ad Enrico Eva, direttore generale di Confartigianato, il dato sui certificati medici emessi ieri, primo giorno di Green Pass obbligatorio, non va giù, ma per il momento liquida la questione con un'amara ironia. O c'è un'epidemia in corso e non ci siamo accorti nessuno, che c'è questa impennata dei certificati di malattia, o è successo un qualcosina ieri. Io più propendo per un qualcosina che sia successo, perché questo 23% in più è un dato che si presta ad essere analizzato. E spero che qualcuno analizzi ciò, perché questo è un dato veramente antipatico e irrispettoso sia di chi è andato a lavorare sia di chi è andato a manifestare. Intendiamoci, l'irritazione di Eva riguarda anche alcune scelte del governo. La prima, l'applicazione della regola del Green Pass agli autotrasportatori, categoria che in Italia lamenta la mancanza di 20.000 lavoratori e che giocoforza risulta piuttosto fluida sotto certi aspetti. Ad esempio, quello degli autotrasportatori stranieri, per i quali il governo ha emesso una circolare poco distante dall'essere discriminatoria nei confronti degli autotrasportatori italiani. Esonera dall'obbligo del Green Pass tutti i vettori stranieri. Quindi capite tutti, anche per chi ci segue da casa e non è addetto a queste dinamiche così particolari, che il trasportatore italiano deve avere il Green Pass. Tutti i trasportatori stranieri che già invadevano e oggi invaderanno ancora di più la nostra simpatica Repubblica Italiana possono essere sprovvisti di Green Pass. L'assurdo è che in Italia può venire anche il non vaccinato, che sia molto chiaro. Il trasportatore non vaccinato polacco, sloveno, circola in Italia, a Trieste, nel nostro porto, può andare dappertutto, non può fare l'accesso di carico e scarico del mezzo, ma può circolare. L'italiano deve avere il documento. Eva poi ha sottolineato la situazione dei lavoratori dell'edilizia, per lo più serbi, i quali nel proprio paese d'origine avevano per tempo provveduto a vaccinarsi, ma con lo Sputnik, vaccino non riconosciuto, e che pertanto devono eseguire ripetutamente il tampone perché non possono fare un nuovo vaccino. Si doveva, secondo Eva, procedere con una deroga, riconoscendo la buona volontà di questi lavoratori. La quarta ondata del virus si sta lentamente spegnendo grazie ai vaccini. Per il futuro è auspicabile un adattamento alle nuove varianti per le terze dosi, così l'epidemiologo Fulvio Zorzutto, questa mattina anche lui ospita Sveglia Trieste. Da una valutazione epidemiologica devo dire che la curva della quarta ondata si sta lentamente spegnendo. E questa è una conseguenza diretta della campagna di vaccinazione. L'epidemiologo Fulvio Zorzutto è chiaro, è proprio grazie alla somministrazione dei vaccini che la quarta ondata dell'epidemia da Covid sta lentamente allentando la presa. Il fatto che stia calando così velocemente però è un dato oggettivo, al di là delle perplessità che possono essere presenti in alcune componenti della popolazione, della campagna di vaccinazione che è in corso. L'aumento dei vaccinati contribuisce a creare un rallentamento, anche se non un'interruzione, della catena dei contagi. E ai più comuni rilievi, come il mancato raggiungimento dell'immunità di gregge, Zorzutto risponde così. Questi vaccini, e mi riferisco a tutti i vaccini disponibili, quindi a quelli RNA messaggero come Pfizer, Moderna oppure AstraZeneca, non impediscono che chi si è vaccinato possa diventare a sua volta vettore di infezione, sì, sebbene egli non si ammali o comunque non abbia dei sintomi importanti, si è visto che di fatto questi vaccini non sono, come si definiscono, sterilizzanti. Questo significa che l'immunità di gregge che si sperava di poter raggiungere all'inizio con questi tipi di vaccini non può essere raggiunta. Per il futuro Zorzutto auspica che si proceda all'adattamento progressivo dei vaccini alle nuove varianti che si presenteranno, così come già accade ad esempio con il vaccino antinfluenzale. L'idea di poter avere delle terze dosi anche in prospettiva attualizzate sui ceppi di coronavirus mutati potrebbe essere la soluzione vincente in assoluto e che metterebbe d'accordo tutti. Sono iniziate ieri sera le giornate del premio Lucchetta dedicate ai conflitti dei nostri giorni, a cominciare da quello in Afghanistan.
Tre giorni per parlare del nostro tempo insieme ai vincitori del premio Lucchetta che hanno vissuto e raccontato in prima linea alcuni dei fatti più significativi delle ultime stagioni e con il contributo di altri giornalisti e osservatori focalizzati sugli scenari internazionali dei nostri giorni. Questo è l'obiettivo delle giornate del premio Lucchetta in corso nella Sala Luttazzi del Magazzino 26 fino a domani. Soprattutto valorizzare il lavoro di questi giornalisti che sono straordinari e che collegano in qualche modo il loro impegno al nostro, perché la Fondazione molto spesso accoglie bambini che vengono segnalati proprio da giornalisti che vivono questo mestiere in questa maniera così coinvolgente, trasformandolo quasi in una missione, e che non riescono poi a dimenticare le storie che vedono. Il via ieri sera con l'iniziativa dedicata all'Afghanistan che ha fatto emergere una toccante storia familiare all'interno del conflitto. È successo per esempio ultimamente con una famiglia afghana che in questo momento è ospite da noi in via Valussi, composta dalla mamma e sei figli che sono arrivati in una maniera veramente incredibile grazie alla collaborazione della giornalista Monica Bulai e dell'ambasciata italiana in Pakistan. Ieri sera era qua Mansour, il ragazzo più grande che ha 22 anni, ci ha raccontato tutta la sua avventura veramente, che a noi sembra quasi un film, per loro è vita reale, è terribile quello che si ascolta quando ci si ferma ad ascoltare le persone, a guardarle negli occhi, ci si rende conto veramente di che cos'è la realtà del mondo ed è una realtà che non è accettabile. Dedicati agli schiavi di oggi, alla crisi dei rifugiati nell'età dei muri, gli appuntamenti di oggi. Domani dalle 10 si parlerà invece di contrasti d'Africa e poi dalle 11:30 di infanzia italiana tra diseguaglianze ed esclusione. Meteo, vediamo la situazione generale sul Friuli Venezia Giulia. Prevarrà alta pressione con aria in genere secca fino a martedì compreso. Previsioni per domani dunque: su pianura e costa cielo sereno con borino al mattino, sulla costa brezza in giornata, sui monti cielo in genere poco nuvoloso, zero termico a 3000 metri. È tutto, vi ricordo questa sera alle 20:05 in diretta, ne abbiamo annunciato prima il concerto nell'ambito di Culto Musica dalla Cappella della Riconciliazione di Cavana. A più tardi, arrivederci, buon pomeriggio.